is your halo. Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic 95 Ita e benvenuti al settimo episodio di Pokémon X e Y Extreme Randomizer, sempre in compagnia del nostro carissimo amico Tuberanza. Aug, miei cari, aug. Che è un nuovo saluto questo? Sì, indiano, oggi sono indiano, visto che il mio personaggio è un po' mulatto. Sono indiano oggi. Infatti me lo stavo chiedendo perché era un po' mulatto il tuo personaggio. Perché speravo di ricevere dei finanziamenti da parte dei vari professor Oak, Platan, eccetera. E invece mi sto trovando solo leggendari contro che non riesco a buttare giù. Ma qua solo in Italia funziona così. Qua no, infatti, vedo che sui giochi Pokémon c'è del razzismo. E non va bene. Allora, ragazzi, prima di iniziare questo episodio, come al solito, vi chiediamo 7.000, 8.000 pollici in su, insomma fate voi come al solito. Più ne mettete, più noi siamo contenti. Esattamente. E oggi, ragazzi, suoneremo un bel flauto. Aspetta, in che senso? Non nel senso che pensi tu, Tube. Ok. Nel senso di risvegliare il panzone che blocca il cammino. Ok. Però la melodia... Pensavo ti fossi finalmente deciso di suonare il mio flauto, ma va bene. La melodia del Pokéflauto è sempre qualcosa di fenomenale. Ah, troppo bella, troppo bella la melodia. Ora comincio a suonare, sei pronto? Come per dire, oh occhio, faccio schifo al cavolo. Mo lo suono, No, no, è il bello che dice Snorlax ha spalancato gli occhi. Ma dove? Anche se non si vede. Vabbè, un po' come i giapponesi veramente, quindi. Anche se non si direbbe. Infatti l'ha detto dopo. Va bene, ecco, ragazzi, qua. Ecco Snorlax selvatico. Naturalmente io tenterò di catturarlo, perché cazzo, uno Snorlax in squadra è tanta roba. Solo tu tenterai di catturarlo, te lo posso garantire. Tu lo uccidi? Lo uccidi male? No. Solo che se mi fa riccio lo scudo è... Ma io te l'ho detto, c'ho il re di drago che toglie sempre 40. È tattica. Ah, è vero. Boom. Ora l'ammazzo, guarda. Oddio mio. Ah, c'è la pacca. Oddio no, l'ho confuso. Maledizione. Vabbè, tanto tranquillo che non ce la fai a buttarlo giù. C'ha un sacco di PS. Poi ci va anche di baccacedro. Ok, io vado di ira di drago. Ira di drago. Ma che dici? Uno come Snorlax va tenuto in squadra? Boh, io l'ho messo a un PS e c'ho avuto culo. Però, non so. Penso di alla no, fine eh. Lui è più da considerare un tank. Ma sì. Cioè uno di quelli che mandi avanti proprio alla morte e... Ma in effetti è forte, però non lo so. Comunque, ragazzi, in questa parte noi tenteremo sia di battere o catturare Snorlax e andremo avanti ad ovest. Perché ad ovest incontreremo un castello molto molto particolare e arriveremo fino a una grotta che ci porterà poi alla prossima città. Okay. Batteremo gli allenatori in molti settori nei commenti, dato che noi li leggiamo tantissimi commenti. E quando abbiamo lanciato l'hashtag fiammetta merda, no, chi era? Violetta merda. Violetta merda. È esploso YouTube. Ok. Mannaggia quel maiale dannato. Che hai fatto? Io sapevo che prima o poi la confusione e l'averlo confuso mi sarebbe stato fatale. L'hai ucciso, eh? L'ho ucciso, sì, l'ho ucciso. Io non sto... bastava un leggendario, non bastava. Adesso anche Snorlax, va bene. Va bene. Ah, l'hashtag pray for Keldeo. Adesso è hashtag Snorlax confondi stamin. Vabbè, no. Facciamo hashtag Snorlax merda, dai. Snorlax merda. L'altra volta mi sono ammazzato dalle risate. Pray for Keldeo era bellissimo. No, effettivamente Pray for Keldeo è stato qualcosa di pazzesco. È ancora più bello che il Deo invece che il Keldeo. Era fantastico. No, che poi tra l'altro tutte le cose, tutti i commenti sotto mi hanno solo fatto male. Madonna, cioè, quanti ma visto quanti cazzo di commenti c'erano sotto il video? Sì, è assurdo, cioè è veramente assurdo. Raga, siete fenomenali, guardate. Noi li leggiamo, cioè almeno io li leggo un casino. Anche Mirko, perché io rispondo spesso ai commenti. Sì, io no, perché se mi metto a rispondere a tutti non riuscirei a fare i video. No, è anche vero, è anche io vero. Prima veramente rispondevo a tutti. Poi quando siete incominciati a diventare 400, 300, cose così, sì. Cioè devo dedicare praticamente una giornata a rispondere. E regà, per quello che stiamo facendo noi adesso e per il percorso che stiamo avviando, non è proprio il toccasana perdere magari una giornata. Che poi non è persa, però... Allora,
Pokéball. Oh, io non riesco a catturarlo. Mi fa 3 tocchi e esce. Che palle. Poi mi sono rimaste solo Pokéball. Manco più di Megaball. Cioè, scusa, perché ho trovato 15 Pokémon dentro st'erba qua? Senti, oh, sto Snorlax mi ha rotto il cazzo. Quanti ne hai trovati? 5? 1, 2, 3, 4 e 5. Oh, Madonna. Che poi 5 Pokémon. Hypno, Politoed, Scatterbug, Ninkata e Mienfo. Senti, a me sto Snorlax mi ha rotto le palle, lo ammazzo. Beh, bravo, sì, solidarietà. Bravo. Io lo ammazzo. Fanculo. Io non so perché Tierno vuole che io trovi un Dunsparce. Dunsparce? Dunsparce, Dunsparce. Sì, Dunsparce, insomma, in italiano. Io... vuole, non lo so, penso che qualche scambio, forse, vabbè, comunque l'ho ucciso, raga, perché mi stava veramente rompendo i coglioni. Io in pensione non ci tengo nessuno, eh. In pensione? No. Ma in teoria potremmo lasciarci un Pokémon e poi andarlo a riprendere alla fine del gioco, sì, lo troviamo a livello 100. Ma sì, il cavolo, che gli lascio, chi gli lascio? Qualcuno che non usa. Non li uso tutti. Vabbè. Comunque, ragazzi, tu li usi tutti. Dimmi un po' la tua squadra, perché io non me la ricordo. Aspetta, aspetta, aspetta. Che è? Ho appena trovato Bolt dei Pokémon. Aspetta. E chi è? Non lo so, uno che ha fatto tipo uno scatto che da un'erba all'altra ci ha messo mezzo secondo. Guarda, vediamo se riparte. Non riparte più? Non lo so, adesso si è bloccato, si è emozionato. Bolt! Bolt? Ma no, era praticamente il nostro amico. Sì, ma io non so che... non so che Pokémon lasciarci la pensione. Io non, ma neanche uno, non ce lo lascia. No, non ce Volcarona! Volcarona, bello. Volcarona, yes. Va bene, ma che vuole Tierno nell'erba? Non capisco, perché Tierno vuole che vada nell'erba? Non lo so, boh. Tierno è nell'erba, o sta facendo la pipì, probabile, perché Tierno è un po' un tipo che va a inquinare. Un tipo che va a inquinare. Oh, che bello, ho trovato un Porygon nell'erba. Benissimo, Porygon. Un Glaceon mi ha mandato sta allenatrice. Vai, battiamo un po' di allenatori, va, che in questa parte ci sta tutto. Sì. Poi, raga, fateci sapere se voi preferite vedere gli allenatori, oppure che magari saltiamo quella parte e andiamo avanti completamente nella storia. Sì, ma sai che ce l'hanno già detto, preferirebbero sì. Che saltiamo alcuni allenatori e non farli tutti, ah, però... Okay. Boh. Qua ecco, c'ho Ida e Ymir che mi mandano Hypom e Cincinno contro. Okay. Fiammetta Extreme io mando. Madonna, Fiammetta è diventata fortissima. Bella, troppo bella. Aspetta, Fiammetta chi è? Charizard sarebbe. Ah, Charizard. Bello. Che poi non è femmina, è un maschio. No, no, è femmina. Ah, ok, allora sì, ci sta Fiammetta. Ma trovarlo femmina, Charmander, è un po' raro in realtà. È più raro ricevere uno starter, cioè tipo all'inizio femmina. Sì. Tu l'hai trovato Charizard, vero? No, io ho Charmeleon adesso, in teoria. Ok. Però okay, è femmina, me l'hanno dato femmina. Però, cavolo... non me l'aspettavo femmina. Infatti la gente sotto nei commenti mi ha detto maschilista, maschilista. Cioè, io non è che sono ragazzi, maschilista. Ragazzi, scusate, però... ma io non so magari voi di che sesso siete, ma... cioè, se siete maschi e uno vi dice lo vuoi femmina o lo vuoi maschio? Beh, ovviamente voi direte, ma io lo vorrei femmina. Giusto? Ok. Non, quello lì non significa essere maschilista, significa essere di parte. Io personalmente, se dovessi scegliere, sceglierei sempre femmina. Ma non è che sono maschilista, ma che mi piace. Vabbè, basta, raga, lasciamo stare. È un discorso strano. Contorto, dai. E qua ci sta comunque contorto. Una specie di castello. Ma che bel sì. Castello. Attento che ci stanno due vecchietti che ti sfidano, Sì, ho già sbattuti quelli là. Ma li hai già sbattuti, tra sì, l'altro. Sbattuti proprio forti. Io entro un attimo nel castello, va, vediamo un po'. Sbattuti proprio forte. Sbattutissimi. Castello Lotta. Oh mio Dio, che ci fa quella con la macchinetta fotografica? Ciao, Patrick, di un po'. Qual è il tuo titolo? Oh mio Dio, non mi dica che anche lei mi vuole frienzonare, come ha fatto Shana. Shana. Occhio. Medaglia. Ah, è la capopalestra questa. Violetta merda. È Violetta? Violetta merda. A posto, levati Fede, levati. Mo la picchio a sangue. La deve pagare per quello che mi ha fatto, la deve pagare. Può solo accompagnare. No, può solo prendere le mazzate. Hashtag di nuovo Violetta merda. Che ci facciamo le magliette con hashtag Violetta merda. Violetta merda. Ci facciamo le magliette, raga. Le volete le magliette di Violetta merda, minchia? Ci sta, eh. Ha voglia. Violetta, senti, ci sarebbe il mio amico Mirko che ti vorrebbe dire due cose. Vulcanio dove è che l'ha lasciato? Due cose. Mo arriva, sta qua fuori a battere due vecchietti. Mo entra e ti sbudella di mazzate. Madonna. Qua c'è anche Serena, questo, tra l'altro. Questo potrebbe essere un discorso maschilista, ma in realtà è soltanto vendetta.
Dai, io sto battendo Tierno e Trovato. Ma come cazzo non lo fai stare già così avanti? Maledizione. Io l'ho battuto di tutti, ma mi ha mandato un Glizion e un Quillfish. Aspetta, pure a me mi ha mandato un Glizion. E beh, ma chi? Era allenatrice. Ah, allora no. Ah, ok. Che è Bracere su Glizion. Ok, muori. Un momento è... Raga, scusate se la maglietta di Superman è poco figa. Scusate. A me ormai mi conoscono per la maglietta della Nintendo. E buono, basta. Buono. Tube riceve il titolo di barone. Barone? Come fa a sapere che sono uno che bara? Barone. Boom. Barone o baronessa? Madonna, Tangela con falci cannone è tutto un dì, eh. Porca miseria. Cioè, oh, tu pensa. Sono... anzi, sono di colore e mi hanno dato il titolo barone. Manca solo questo in Italia. Solo questo manca. I titoli nobiliari. Sarebbe una figata se tornassero in auge, eh? A te adesso ti hanno dato, tra l'altro, sei anche un clandestino sul gioco, quindi ti hanno dato anche il titolo di... barone. Barone, addirittura. Ma a me non mi ha fatto batte Tierno e quel... Ah, ecco, ok, sì. Una lotta tutti insieme. Eh sì, io l'ho appena battuti con l'ira di drago proprio adesso. Forza antica! Forse per i discorsi che abbiamo fatto questo video dovrebbe essere Peggy 18. Peggy 18. Oh, che bello Ferrothorn! Peccato che soffra fuoco per 4. Quindi indovina un po' adesso chi viene sbattuto a terra come un gattino. Ferrosborn. Ferrosborn, no. Peggy 18. Peggy 18. Un Ferrosborn. In basso a destra troverete il bollino del pupazzetto con il tasto rosso. Esattamente. Un po' come viene nella televisione. Ira di drago o un effetto su Mawile. Ma che livello si... Profumino. Cazzo, ma che profumino, a cagare. Fuoco al colpo. Ma no, me l'ha sciottato, eh. Cioè l'ha sciottato con fuoco al colpo. Minchia. Ok, ragazzi, io... dai. Dimmi. Anche Mawel è stato sconfitto e Tierno è trovato, insomma, hanno trovato la sconfitta. Ok. Era brutta? Io vorrei mettere Hitmon... No, non ho capito. Tierno è trovato, hanno trovato la sconfitta. Che stronzata. Va bene. Oh, buono, aspetta, mannaggia. Io sono nella grotta, eh. Ma che stai nella grotta? Oh, io qua devo mettere a caricare il DS, se no... Anche, ragazzi, anche... è il bello della diretta. È il bello della diretta. Anche detta grotta degli Zubat, guarda caso nella grotta trovo un Lilligant. A casissimo. Oh, se sentite qualche rumore, ragazzi, è tutto normale, sto soltanto ribaldando mezza camera, eh. È tutto... Guarda. Ma che stai a fare? Adesso mi incazzo. Oh, un Vulpix, che bellino. Vulpix. Ma io lo batto Vulpix, minchia. Lo batto male. Ok. Ok, ragazzi, scusate, ma il bello della diretta prevede anche queste cazzate. Ok, io batto la prima allenatrice dentro la grotta, Mirko. Vai. Dai. Ma tanto in quella grotta non ci puoi passare, eh? Ma io ci sto dentro. Sì, ci sei dentro, ma poi non puoi andare avanti perché serve forza. Vabbè, gireremo da un'altra parte. Arken, bello Arken. Fa un po' come te pare. Quella dentro c'ha 4 Pokémon, addirittura. Ah sì? Allora con gran cavolo che entro. Però devi entrare per forza, devi entrare per forza nella grotta. No. E dove vai? Non credo. Io non c'avevo altra strada, Vabbè, io adesso chiamo Salvini e con la ruspa facciamo la strada. Idropulsar su questo T-Rog. Ma che schermo morto. Luce, okay. Che schermo luce, elevati un po'. Già me do l'ora che mi si evolve, Kurama. Kurama? Mi sto rivedendo le puntate di Naruto, madonna, epiche. Dove passi? Idropulsar. Morto Linon, vai. Hip Linon, pray for Linon. Oh, Dio. La strada c'è. È sotto, dobbiamo passare. Ah, non nella grotta? No. Io non ho vista strada. Quindi, raga, in questo momento sono avanti a Federic. Dai! Ma davvero? Sì. Cazzo, non l'ho vista. Sì. Scusa, ma io ce l'ho, taglio? Sì, che ce l'ho, taglio. L'avevo preso, taglio. No. Ma chi lo insegno, taglio io? Boh, qualcuno è random. A Saur, vabbè, ora vediamo Saur. Venusaur! Vai, idropulso. Quindi nella grotta non ci dovevo andare io praticamente.
No. Ah, Dio santo. E dove vado però se non vado nella grotta? Mo toglio. Tolgo frustata. No, davvero nella grotta, quindi non posso andare avanti. No, perché serve forza. No, ma che cazzo. No, ma vaffallovo, va. Vaffallovo. Vaffallovo. Oh, che bello Licky Licky. Ho trovato Miley Cyrus. Argenpolvere. Cioè, io ho insegnato taglio per l'argenpolvere. Vabbè, quindi neanche devo andare giù, Devo andare giù. Su, giù, giù, giù. Cavolo, giù. Non l'avevo vista la strada. Ah, no, aspetta. Ah, no, aspetta. Sotto c'è un'altra grotta, mi pare. Aspetta un attimo, posso passare? Vabbè. Oh, appena metto il piede nell'erba, compare il Pokémon. Driftblim. Ok. Ah, c'è un'altra... Ah, vabbè, ma sarà sempre la stessa, solo che... No, non è la stessa. Ah, no, scusa, dobbiamo passare in questa. Vedi che ci sto dentro. Qui. Ok, ci sto. Non in quella... non la prima che incontri, la seconda. Okay. Questa che si chiama Grotta Tride Dunion. Ok. Io sono uscito e sto sul percorso 8, dove ci sono di nuovo quei due tipi strambi... Che ci aggiornano il Pokédex di Kalos col Pokédex costiera. Ma che figata! Cercheremo magari di arrivare nella prossima città, che dici? Ce la facciamo? Ma io penso di sì, la vedo dai. Dura però, perché qua è lunga, eh. Ok. Garbodor, il Pokémon monnezza. Ok, pipissimo. Molto più bello di Mach. Mach. Comunque Mach forma Alola, come anche Ductrio forma Alola, ragazzi, io l'avrei volentieri evitata. Vabbè, non so tu. Mach fattone. Mamma mia, ragazzi, Mach veramente che ha assorbito tutte le sostanze stupefacenti al mondo. Oh, mi manda un Dweeble. Dweeble versus Extreme. Chi vincerà? Dweeble fa? Fa quel verso là? Non me lo ricordo. Dweeble! No, non fa questo. Mi pare di sì, Dici? C'ha vigore però addirittura, caduta libera. Ci trascina con lui. Bestia. No, non mi uccidere, please. Oh, wow. Don't do it. Ecco. Ah, no, Peach. Giustamente, ragazzi, per non passare nell'erba, ho incontrato un'allenatrice. Esatto, anch'io. Charmeleon. Sono un Pokémon, c'ha? Ma tu lo sai che... Sì, ma tu lo sai che a qualcuno ho sentito chiamarlo Charmeleon? Charmeleon. Qualcuno che ha avuto problemi da bambino, evidentemente. Qualcuno che ha dei problemi anche adesso. Charmeleon. Ma chi è che ci dava forza? Non me lo ricordo, mannaggia. Forza io ce l'ho. Eh? Ce l'ho forza io. Nemmeno forza? Sì, e sì. Chi te l'ha data? L'ho trovata praticamente... Hai presente nella prima città? No, nella prima città, scusa, nella penultima città. Ah, là ti danno forza? Praticamente lì quando entri ci sta il Pokémon Center, il Pokémon... vabbè, il centro Pokémon. Sì. Giri a destra. Ok. Però vai un pochettino dritto. Giri a sinistra. Trovi un muro, vaffanculo. Wow! Mamma mia, ragazzi. Qui non ce l'hai forza. No, scherzo. Ma vaffanculo. Ci stavo pure a riflettere su quello che stavi a dire. Poi, mannaggia. Vai. No. Di drago, vai, su questo Gyarados. Madonna, quanto è bello, ragazzi, Blue Dragon. Cioè, Blue Dragon è qualcosa di spettacolare. Spero non muoia. Mortacci, me lo sta shottando. Ok. Colpi inflitti, 2. Infame di un Gyarados. Ida di drago, muori. E dai, ma resiste. E dai. Madonna mia. Vai. Allora, mi sono capitati 3 Pokémon. 3 merde pu. Ah no, ne sono 5. Nell'erba? 5 merde. Sì, 5 merde, okay, però. Ok, vai. Oh, extreme bello. Spada solenne. Bella spada. Dove sono? Facciamogli un bel idropulsa. Anzi, attacco raggio. Idropulsa, basta. Oh mio Dio, sti Pokémon selvatici. Che dito che sono. Io non l'ho incontrato manco uno finora. Beato te. A me mi stanno veramente assillando l'anima. Ok, dai, ho battuto anche Gyarados. Ora, Blue Dragon sarà a livello 16. Perfetto, vai Dragonite, siamo tutti con te. Krokorok, bello Krokorok mi manda. Krokorok. Attenzione, un'altra volta 5 Pokémon. Attenzione, c'è un leggendario, non c'è un leggendario. Sti cavoli, i stessi di prima. Stessi? È sicuro che è randomize? Sì, è randomize. È più che randomize. Non è che randomize soltanto per farmi trovare i leggendari. Scusa, contro, questo no? Mi ha mandato appena adesso un Azelf. Secondo te non è randomize? Ma perché, scusa, un allenatore normale non può avere Azelf, non ho capito. No.
Perché? È leggendario Hazel. No, questo qui è maschilismo. Smaschilismo. Ti smaschilizzo. Oh, 5. Oh, Yammega, regà. La bamba, la Maria. Direttamente dal mazzo la Maria, cioè Yammega. Direttamente dal mazzo la Maria. Ok, vai, Blue Dragon, siamo tutti con te, Blue Dragon, so che ce la puoi fare, vai con Fede, il Dragon. Fede, al momento in cui stiamo registrando questo video, tu hai già fatto vedere il nuovo mazzo che hai creato sul GCC? Probabilmente sì. Credo. Ok. Non lo so. Vabbè, comunque sappiate, ragazzi, che avete un mazzo da vedere di Federic veramente pazzesco. Perché tu non l'hai portato sul tuo canale? Sì, sì. Ah, l'hai già portato? L'ho visto già da te. No, ma ieri sera ho fatto un torneo. No, l'altro giorno con quel mazzo ho fatto un torneo. No? Per i ticket. Sì. Mica, l'ho ammazzati tutti. Tutti. Senti, ma porca. Ma non posso. Ma scusa, io non. Mi sono bloccato, Fede. Sono bloccato. Perché? Che non so dove devo andare. Aspetta, forse ho capito. Oh, c'ho sto Hazel che continua a farmi sberle tese. Madonna, okay. Quanto l'odio. Come non detto. Sei passato sopra le roccette tu, sì? Sì, sono andato giù, sono andato in giù io. Ma sberletese faccio sempre 5 colpi di mortacci tua. Ciao vicino. Minchia, ali del fato. Aug. Questa è pietra fogli... Pietra gli pari. Pietra... Che cazzo si chiama? Pietra fogliari, credo. Pietra fo... Ok. Oh, io sto per perdere, io non riesco a battere sto Azelf. È inutile. Ma magari, sarebbe ora che fai un game mia, over. Mamma mia, oh, non riesco a batterlo, raga. Continua a farmi ali del fato, le peggio mosse. Che ali del fato. Oh, è ora di trovare anche i Pokémon fossili. Buonasera a Centro Pokémon. Sì, grazie signora, mi curi i Pokémon. Grazie, sì. Molto gentile, veramente una vera me. Basta. Brutto colpo mi ha fatto. Mica ti faccio... Comunque per trovare il caricatore del Nintendo penso di aver rotto tipo... Boh, qualche copia di giochi. Mica sberle tese, faccio sempre 5 colpi, Sempre, lui? Sì. Vabbè, due. Fai ira di drago, lo uccidi o no? Minchia, sempre un PS, li lascio, basta! Basta, addio! E in arrivo una super pozione! Oh, fa sempre super pozione, devo fare... continua quali del... Oh, sberletese, meno male, uno. Dai, fammi due colpi. Due colpi, ti prego! Due colpi! Tre, quattro... Sì, 5, sempre 5 colpi, ma il Kebala sempre 5 me ne fa, raga. Comunque è strano, È strana sta cosa, perché ti ricordi nella palestra del perforcorno che è andato sempre a segno? Non è che Shai ha fatto qualche mafiata e ci ha modificato, tipo, che dobbiamo perdere. Basta, dai, ma sono sempre paralizzato. Sono sempre paralizzato. Ma perché non riesco ad attaccare, mannaggia la morte? Quanto mi piace sentirti incazzato. Madonna santa. Dai. Ma è così! Mannaggia la morte! Ah, devi patire quello che ho patito. Oh mio Dio, con... idropompa mi ha fatto! Ecco, è morto. Sì. Ciao, morto. Ah no, no! Oddio, 9 PS! Oh mio Dio, 9 PS! 9 PS, oh mio Dio! No. Ultima super pozione! Madonna mia! Super pozione! Oddio, ragazzi! Non aggiungere altro alle Madonna mia! Madonna mia! No, basta! Perché? Non hai visto mai quel video? sì, vai! Ecco! Maronna mi... Basta. Probabilmente molti di voi avranno già capito a quale video mi riferisco. Ma non c'ho tipo... E tutti quelli che non lo sanno... Non c'ho tipo un'antiparalisi, ce l'ho. Minchia, raga, non riuscirò mai a battere questo stronzetto qua. Ira di drago. Ok, io nel frattempo sono arrivato in città e sto facendo quello che avresti dovuto fare. Ma vado te, poi stoppiamo la parte perché... Sì, no, anche perché... Oh, l'ho ucciso! Oh, giuro che se mi fa diva questa idea di drago ho letteralmente perso. Oh, raga, ma certi Pokémon veramente... Mi tengono veramente tanto tempo, Tanto. Lo ammetto, lo so, ma... Lo ammetto. Ma Fede, speravo comunque trova sempre il modo per... Perché un game over ci stava bene. Dai ragazzi, certo, ho battuto anche quest'altro allenatore. Ora noi ci salutiamo e ci vediamo nella prossima parte dove, ecco, io arriverò a pietra fogliare, ma sono veramente tanto indietro. E dove sicuramente vi ritroveremo tutti per la prossima sfida che probabilmente sarà già nella palestra. Non c'è niente. Dobbiamo trepassare una specie di grotta che si chiama grotta qualcosa, okay. Grotta non mi ricordo come si chiama. Grottazzolina, mi sembra.
Grotta dai Zulina. Ragazzi, per questo episodio è tutto. Un salutone, un ringrazione, un bacione. Ci vediamo con un prossimo video dell'Extreme. Ciao.